Grazie, sarò molto più rapido. Con questo ordine del giorno sintetizziamo sostanzialmente, ecco, quanto è già stato detto durante la discussione generale da tutti coloro che sono intervenuti e quindi andiamo a rimarcare ancora una volta lo spirito di questa delibera, alla quale quindi deve essere data attuazione nel minor tempo possibile, favorendo le procedure più snelle previste attualmente dalla legge. Ecco, una legge che, come ha già detto l'assessore, è in continuo divenire e dunque probabilmente sarà ancora aggiornata anche nei prossimi mesi. Favorire la realizzazione degli interventi temporanei previsti nei tempi più rapidi possibili e parallelamente a mantenerli per il periodo di tempo più lungo consentito proprio dalla definizione di opere temporanee, perché come sappiamo nel momento in cui speriamo il prima possibile usciremo da questa emergenza, gli effetti comunque anche dal punto di vista psicologico sugli utenti continueranno ad esserci, il calo degli iscritti ai corsi sportivi e comunque la paura che ha lasciato e lascerà questa pandemia probabilmente continuerà ad avere degli effetti negativi anche quando ne saremo usciti definitivamente. E infine dare indirizzo affinché con gli interventi non sostanziali che sono previsti, come appunto le migliorie e il miglior utilizzo delle superfici sportive, magari con dei cambi di tipologia di sport, avvengano semplificando massimamente le procedure e soprattutto, ecco, determinino una corretta rivalutazione, se del caso, del valore della concessione e altrettanto del relativo canone. Come è previsto, ecco, il codice dei contratti, il valore della concessione potrà variare entro i limiti del 10%, quindi lo stesso sarà valido per l'eventuale adeguamento del canone di concessione. Ho finito, grazie.